Succede tutto nel primo tempo, Carpenedolo che passa in vantaggio al 28esimo, Aceti imbecca bene, Apollonio con un bel lancio, il diagonale del centrocampista del Carpenedolo batte il portiere del Breno per il gol dell'1-0. Passano 12 minuti e il Carpenedolo raddoppia. Messali mette a palla per Porro, entra in area, punta l'avversario che lo abbatte. Quando il direttore di gara è calcio di rigore, si presenta Minotti dagli 11 metri che con il destro batte il portiere del Breno che intuisce ma non può nulla. 2-0 per il Carpenedolo.